Buongiorno Napoli, il sole sorge per l'ultima volta in questo 2023. Sì Anna, non potevamo trovarci una città migliore per festeggiare l'arrivo del 2024. Speriamo che il tempo regga, anche se dovremo aspettarci un po' di pioggia per stasera. Tu invece Matteo, tutto pronto per il cenone? Mi ha proprio ricordato di prendere due mostaccioli che piacciono tanto ai miei cugini e di prendere qualcosa da sparare per la mezzanotte. Guarda, non parlarmi delle botte che mi fanno una paura, non hai neanche idea. Parlando dei più piccoli, ti dirò, i miei cuginetti mi chiedono continuamente se quel ragazzo del video di Capodanno lo farà anche quest'anno. Ne sai qualcosa? Ragazzi, benvenuti in questo Capodanno 2024. Siamo a Piazza Nazionale per la prima volta, quindi è un test. Adesso vediamo un attimo un po' di ragazzi che devono sparare un bel po' di batterie. E poi, ovviamente, ragazzi, stasera state tranquilli che si va fuori grotta, ok? Poi dopo, verso le 2, vorrei tentare anche la carta Castel dell'Ovo, perché non sono mai andato a vedere i fuochi che fanno lì, che sono molto molto belli. La speranza è che non ci cadano cipolle addosso nei rendini. E poi l'altra speranza è che non ci sia troppa nebbia, perché se c'è troppa nebbia... La situazione è importante, eh? Qui siamo per partire con le prime batterie. Eccoli qua, Lele e Alessandro. Rimanenze dello scudetto. Loro vanno di fumogeni. Fumogeni perché blu e torci. Perché le dita ci servono. Ecco. Porca puttana. Ma va. Sparando abbastanza. Lo so che lì ci saranno un po' di rischiati. A me un bel. Sono arrivate le paste. Un po' di batterie. Ma tu sei proprio attrezzato. Faccio video su YouTube. Il YouTuber. Sì, sì. Ciao. Siamo qua. Belli. Bello, bello, bello! Spettacolo, eh? Foto flash, foto flash! Queste sono le torce, quelle lì che vedi che vanno mai in aria? Un coso russo che resta in aria. Ah,
tipo torcia segnalazione. Capito, sì. Abbiamo acceso un numero incredibile di fumogeni e torce. Abbiamo illuminato tutta la piazza. Vai col video! Vai col video! Ha perso il tavolo questo. Aspetta, ma facciamo un brindisi, se voglio ho aggiuntato champagne. Ah, un'auguria a questa tradizione. Auguri! Auguri! Quello che vuoi. Brindisino. A Capodanno napoletano! A Capodanno napoletano! Grazie a voi, ciao ragazzi! E forza Napoli! Sempre! Stiamo abbandonando Piazza Nazionale, c'è stato uno spettacolo incredibile. Veramente non ho mai visto tutti questi fuochi in un solo posto. Pirotecnico, devastante. Che ne pensi, Lele? Mai visto. Mi sono spaventato un po'. I ragazzi fenomenali. Ringrazio ancora anche pubblicamente per il video. Stiamo per arrivare a Fuorigrotta, a casa Iaccarino. Sta piovendo tanto, quindi non sappiamo come sarà la situazione dopo. Ragazzi, buon anno. Buon anno. Ale. Forza Napoli. Sembra una faccia, guarda, bello, eccoli, la bandiera di Israele, l'hanno dimenticata, concittadini, ecco, gli attentati di Israele, eccolo, sei scandaloso sei, e quest'anno budget alto per la felpa del cenone, ste cafonate così natalizie sono... Uscula. Il 2023 è stato l'anno delle calamite. Io penso aver investito una somma importante. Si sta rubando frigorifero, è finito. Male male. Prima volta da quando faccio video di Capodanno che fa una pioggia così forte e insistente, eh. Mamma mia. Dammi due ali per volare. Ma anche la scenografia è palesemente un richiamo a Sanremo, non vorrei dire. Guarda. Tradizione, tradizione siciliana. Speriamo che cambiando bicchiere cambia anche. È un po' la storia. Anche se assomiglia molto allo scudetto, eh. La forma. E anche un po' al calice di Grande Gatsby. Cinna. Tanti auguri di buon anno, buon 2024 a tutti quanti. E poi con le bombe. Eccoci qua. Auguri. Auguri a tutti. Ragazzi, buon anno ancora, scendiamo. Grazie.
Cavalleggeri ci sta dando dentro come sempre, eh. Il Cristo di Cavalleggeri risplende grazie ai fuochi d'artificio. Partito anche al secondo giro. Altro giro, altra corsa. Le batterie le avevamo dalla strada per non creare disagi alle macchine, ovviamente. Anche quest'anno è andato. Salutiamo l'angolo. Eccoci, Mercellina. Vediamo qua dentro. Vediamo se c'è un buco. C'è posto trovato. Proprio a Piazza Vittoria. Siamo pronti per questi fuochi del Castel dell'Ovo. Attenzione. Che situazione. Occhio lì. Attenzione. Bomba. E si va. Direzione quella lì. Io lo sono. Occhio. Luna e 49. 10 minuti. Parando in ritardo. No, non penso. Perché è quotatissimo. Cioè, è roba comunale. Appunto. Quarto d'ora di ritardo. Ma cagnata clamorosa dell'ultimo secondo. Proviamo ad andare sugli scogli. Ma che ora li fanno i fuochi? Dovevano farle alle 2. Occhio che te lo pigli il culo. Ok. Dai. Ma mettiamoci un po' più di là ancora. Io vorrei dire solo una cosa. Che questa idea è stata secondo me grandiosa. Grandiosa. Tutta la gente qua dietro. Un gol alla rata. Far away, far away. In the sky. No, vai giù che ha staccato la musica. Ma come si fa? Pam 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 pam. Non ci credo, stava andando tutto bene. Per una volta. Vamos. Verso l'infinito e oltre. Bravi. Un po' di colpi scuri adesso, grazie! Guardiamo se sono finiti o se stanno risolvendo il problema della. È andato tutto bene, però il finale era un palese stacco, no. Non voluto ma dovuto a un malfunzionamento. Si stanno risolvendo. Salutiamo il Castel dell'Ovo. Complimenti! 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 E con questo dubbio amletico di fuochi d'artificio del Castel dell'Ovo, il video si conclude qui. Dopo un anno di Capodanno americano siamo tornati alle tradizioni e spero di averlo fatto bene, visitando anche più parti di Napoli. Ho provato poi nuovamente il piacere di mangiare una tartina al salmone, uno spaghetto alle vongole, ma soprattutto il piacere dello stare in famiglia. Ragazzi, ogni volta che sparate io vi consiglio sempre di farlo in sicurezza. E adesso, tra l'altro, tra gli F2 e quindi tutti i petardi di libera vendita per i maggiorenni, ci sono bei petardi veramente, come tipo i Mini Thunder, i Rendini F2, ci sono bellissime batterie pirotecniche che io preferisco di gran lunga rispetto ai petardi. Ovviamente sono più care, però sono nettamente più belle e sicuramente più sicure. Il colore nel cielo, tra l'altro, è proprio ciò che contraddistingue la cartolina del Golfo di Napoli nella notte di San Silvestro, quindi è proprio un must. Ovviamente mi dissocio sempre da tutte quelle azioni che poi portano al vandalismo, al
al danneggiamento di persone, di cose. Ogni qualvolta che, insomma, vediamo anche qualcosa che prende fuoco, una batteria o altro, viene subito dopo spenta. Quindi il mio l'ho sempre fatto e lo farò sempre perché è un fatto di rispetto proprio comune. Ne sentiamo spesso parlare in questo periodo, quindi ci tenevo a dissociarmi da queste cose che secondo me vanno distaccate da tutto il settore della pirotecnica e tutte le persone che hanno una passione vera per i fuochi d'artificio. È un po' come quando un supporter di una squadra viene paragonato ad uno che devasta uno stadio, o anche una persona che ha la passione per i motori e poi viene accostata casomai a un pirata della strada. Cioè, sono cose che hanno poco senso. Io vi auguro il meglio come sempre, speriamo che le cose vadano bene. Io vi consiglio di andare fuori dall'Italia, sinceramente è un consiglio un po' brutto, però secondo me siamo giovani, bisogna provare, bisogna ingegnarsi, quindi per poter avere una visione completa del mondo dopo questa esperienza che ho fatto negli Stati Uniti, io vi consiglio di provare anche andare in Inghilterra, andare in Spagna, andare in posti vicini. Ovviamente più si va lontano, più ovviamente si ha a che fare con una cultura diversa, e questa cosa può stimolare tanto la nostra mente a trovare poi la strada giusta, la strada corretta per noi. Detto questo, io vi saluto ragazzi, che sia un 2024 grandioso per tutti voi, e ci vediamo nel prossimo video. Un saluto.